17esima edizione di Capalbio Libri, ospite del salotto di Libreriamo, stasera con noi la ministra Eugenia Roccella per presentare l'ultimo libro di Ferdinando Adornato di Monsignor Rino Fisichella, La libertà che cambia, dialoghi sul destino dell'Occidente, Rubbettino Editore. Ministra, viviamo nell'era digitale, i nostri giovani vedono il mondo che li circonda attraverso le tecnologie. È la tecnologia il vero dio dei nostri tempi? La tecnologia ha cambiato il mondo in cui viviamo e ha cambiato anche le relazioni, il modo in cui comunichiamo in maniera molto evidente, molto pesante, però non ha colpe, il problema è sempre l'uso che ne facciamo. Io penso che non dobbiamo perdere proprio il contatto intanto con il nostro passato, perché la tecnologia della comunicazione di oggi ci porta molto, e nel libro c'è scritto, a vivere il presente, a vivere l'attimo presente, scollegandoci proprio dalla tradizione culturale, dagli autori anche, per esempio, che non vengono più letti, dal dibattito anche del passato, e questo è un problema. E quindi è fondamentale cercare di mantenere il contatto con la storia, con la tradizione, attraverso proprio le relazioni. È quello che, su cui oggi c'è più fragilità. Basta pensare proprio a quanta solitudine c'è oggi. Cioè, basta pensare che il 30% delle famiglie italiane è composto da una sola persona. Ministra, lei è anche scrittrice. Cos'è per lei il piacere di leggere? E tanto, è stato per molti anni, quando ero ragazza, quasi tutto. Mi immergevo nella lettura, ricreando spesso anche le storie che leggevo, ricreandole a modo mio. Quindi era un'immersione, una veramente full immersion. Però la lettura è anche qui una relazione, è la relazione con gli autori, da cui tu impari a interpretare il mondo. Grazie alla ministra Eugenia Roccella.